Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la festa di Sant'Andrea Apostolo, una festa che cade sempre o quasi sempre all'inizio dell'Avvento e durante la novena dell'Immacolata, quindi in un periodo particolarmente bello, ecco, per la Chiesa. Oggi precede soltanto di un giorno l'inizio dell'Avvento e, come sappiamo, comincerà domani. Sant'Andrea, chi ieri era presente all'incontro biblico in diretto in streaming, sappiamo chi è stato il primo discepolo di Gesù insieme a San Giovanni Evangelista. Era discepolo di San Giovanni Battista, era il classico sant'uomo insieme a San Giovanni, erano veramente due santi ragazzi. Sant'Andrea era un po' più grande di San Giovanni, indirizzati da San Giovanni Battista da subito alla sequela di Gesù, e sono stati i primi due. Sant'Andrea, come ci racconta San Giovanni nel primo capitolo, è stato addirittura l'apostolo di San Pietro, di cui era il fratello germano, penso che tutti quanti lo sappiamo. Dopo l'ascensione, a lui è toccato di predicare nell'Oriente, la zona della Tracia, con nomi antichi, non mi ricordo, Ascizia dovrebbe essere, e poi la Caia, dove è stato martirizzato con la classica croce di Sant'Andrea, quella AX, cosiddetta decussata. Le letture della liturgia di oggi sono molto belle, perché la prima ci ricorda l'importanza degli annunziatori, perché la salvezza viene attraverso la fede, e la fede, scrive San Paolo, viene attraverso le orecchie, e le orecchie sono stimolate dalla parola. Quindi gli annunziatori del Vangelo svolgono un ministero fondamentale, perché l'inizio della nostra salvezza nasce dall'ascolto della parola, che certamente poi si attua nella conversione e nella ricezione dei sacramenti. È chi crede con il cuore e chi poi professa la fede con la bocca che, secondo San Paolo, ottiene la salvezza. E noi dobbiamo pregare tanto, ecco, perché ci siano santi anzitutto e possibilmente anche tanti apostoli. Ecco, non bisogna sempre stare soltanto a lamentarsi, non bisogna tanto pregare, perché se ci stanno i santi apostoli, poi ci saranno le sante persone, perché un santo apostolo si porta dietro un sacco di gente, e quindi deve essere un'attenzione costante la nostra, quella di pregare, come Gesù ha detto nel Vangelo, il padrone della messe, che mandi operai nella sua messe e che questi operai siano santi. Non occorre che siano tanti, non occorre che siano santi. Ecco, oggi siamo anche in un contesto di un cenacolo mariano, dentro la novena dell'Immacolata, ecco, dobbiamo pensare alle profezie di San Luigi sugli apostoli degli ultimi tempi, insomma, quelli pieni di zelo e di amore al Signore e alla Madonna, che ne basta qualcuno di quelli che si porta dietro mezzo mondo. Sapete che una volta il diavolo disse a il santo curato d'Ars, quando era ancora vivo: se ce ne fossero in tutta la Francia, non mi ricordo se tre o cinque come te, io sarei morto, tutta la Francia sarebbe cattolica. Quindi ce n'era uno solo, quindi non c'è riuscito. Però ecco, e anche il grande padre Pio, sappiamo che si è portato sulle spalle tutta Italia e mezzo mondo fino a quando c'è stato, no? Quindi preghiamo per queste intenzioni. E poi il racconto della chiamata di Andrea, perché Andrea prima diventa discepolo, perché questa è stata, diciamo, la dinamica seguita da Gesù. Prima chiamava i discepoli e alcuni poi li ha costituiti apostoli, cioè inviati, quindi incaricati di essere poi di fatto i suoi successori, i suoi continuatori, perdonatemi il termine, ufficiali sulla terra, e tali sono il collegio dei vescovi tuttora adesso, con a capo il successore di San Pietro. E nella chiamata c'è stato un tempo in cui, ci dice il Vangelo di San Giovanni, loro si sono, come dire, sono stati vicino un pochino a Gesù, si sono resi un pochino conto della situazione. E poi, in questo episodio, quindi non hanno cominciato dal giorno in cui l'hanno conosciuto a fare vita comune con lui. Lo vedevano, poi tornavano a casa, poi lo riascoltavano, tornavano a casa, e poi c'è stato questo episodio cruciale che ci racconta Matteo. Un giorno Gesù passa, dice avete focalizzato un attimo il concetto, seguitemi. Da pescatori, pescatori di uomini. E qui la cosa importante è il subito. Ieri mattina c'è stata una bella meditazione sugli scritti di Cielo, su ieri l'altro ieri, che proprio evidenziava questo aspetto dell'essere solleciti, perché quando Dio ci fa una chiamata, ci fa una grazia, dobbiamo coglierla al volo. Non dobbiamo trattare il Signore come non tratteremo gli esseri umani, no?
tutti quanti noi, se abbiamo un problema, non vogliamo che sia risolto alle calende greche, vogliamo che sia risolto il più presto possibile, subito. Ecco, noi ci piace il tutto e subito, solo che su questa terra ci dobbiamo convertire, perché tutto e subito dobbiamo darci una calmata. Ma tutto e subito va nei nostri rapporti con Dio, perché a Dio si dà tutto e si dà subito. Perché questo chiede: seguitemi, quindi lasciate tutto, subito lasciate le reti, cioè lasciato tutto, lo seguirono. Subito e tutto. Queste due paroline, ecco che, ripeto, dobbiamo usarle con parsimonia, le cose della terra, però con il Signore, dove non si usano quasi mai, andrebbero usate sempre. Quando Dio ti fa una grazia, quando Dio ti fa una chiamata, prendila, ecco, perché quello che dicono i pagani peccatori, che ogni lasciata è persa, per noi vale 100 volte tanto. Ogni volta che ti va a fuggire una grazia, forse ne arriverà un'altra, ma quella è andata, perché fino a quando purtroppo stiamo incatenati in questa terra, al carcere del nostro corpo, in questa dimensione, la dimensione del tempo, quello che è successo 10 minuti fa è successo 10 minuti fa, quindi poi c'è adesso e tra altri 10 minuti, ma quello che è successo 10 minuti fa è andato. Quindi se l'ho preso, bene, se l'ho lasciato, amen. Ecco, quindi questa dimensione è assolutamente fondante e essenziale nella vita interiore. Sapete anche che Sant'Andrea Apostolo è il punto di riferimento della Chiesa d'Oriente, appunto perché fratello di San Pietro, no? Quindi le sedi gemelle che chiamavano Roma e Costantinopoli. Ed il fatto che sia fratello di San Pietro, ieri, diciamo così, volendo un pochino, come dire, attenuare la sofferenza che tuttora è in atto per la divisione dei cristiani, spiegavo che gli ortodossi dicono: Sant'Andrea era il fratello di San Pietro, quindi c'ha la stessa dignità. Loro, sapete, che hanno difficoltà col primato del Romano Pontefice. Sono fratelli, anzi addirittura Andrea è stato la porta, ce l'ha portata Andrea a San Pietro, quindi poi magari si devono ricordare anche la parte del Vangelo dove Gesù dice: tu sei Pietro, cioè, ecco. Quindi preghiamo anche a Sant'Andrea che acceleri, perché anche questo ci sarà. Arriverà il giorno in cui tutti i discepoli di Gesù saranno tutti quanti un solo gregge e un solo pastore, così come arriverà il giorno in cui i figli di Israele saranno cristiani, così come arriverà il giorno del trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi attendiamo, ecco, ricordando che davanti al Signore 1000 anni sono come un giorno solo e un giorno solo come 1000 anni. Quindi queste promesse che Gesù ha fatto sicuramente saranno mantenute. Ecco, non temiamo mai, rimanendo sempre saldi nella fede e nella speranza. Siano lodati Gesù e Maria.